Bella Luca. Ma davvero? Sta fa brutto tempo su, eh? No, tranquillo, dai. Allora, volevo vedere una cosa. No, c'ho più niente. Ma i centrocampisti così bassi? Che questo è lo schema del default, ho soltanto alzato le ali. Magari ti alzo un po' di più. Allora, vediamo chi ci abbiamo qua. Giudè sta. E già ci sta. E là Ruben ci sei. E là. Chi cazzo è là? Era terzino destro. Chi è? Align, no. E la c'è già scusa. O io non lo vedo a questo. Vado avanti, poi quando lo trovo Ruben ci sei. Ah, Elab della Wii. È scritto Elan qua. Questo l'avevo comprato, se ti ricordi, nella carriera del Leeds. Ha giocato pure abbastanza bene, un paio d'anni, 2 o 3 anni, 2 o 3 stagioni. Era riserva delle riserve. Ma che partita ha giocato? Simikidis. Simikidis. Io lo so pronunciare solo perché ce l'avevo. La carriera Simikidis, che cazzo sarà Simikas? Ma che è il temporale, beveva vino invece d'acqua. Camara Guglielmo, entrambi mediani. Poi trequartista Valbuena. Che onestamente è l'unico giocatore che conosco oltre a Tsimikas e la Bella e la della Wii. Valbuena Lazzaro Masouras Lazzaros sarà questo Masouras. Ti stai simonizzando? Senza che te ne sta accorgi, sta diventando come a Simone quando scrivi i giocatori. Ma chi è questo? Masouras. Ah, è cosa? L'esterno che va a centrale, perché? Ah, esterno sinistro. Punta il Arabi. Che meno male, stai qui. Panchina. Alain in porta. No, ci sta questo, sta male. Ma tanto quando gioca il secondo portiere, gioca male. Senti un po', c'è sta Lazzaro che sta giù però. Lazzaros. Devi far giocare o Lovera o Mor. Sì. E lo vera pure sta Madonna mia, la moria proprio c'è là.
E se metti questo, se sposti questo qua, quanto perde? La cifra. Ci può giocare questo però. Quanto via? Questo 75. È un trequartista, però non perde un cavolo. Anzi no, c'ha 79. Mazza forte questo, via, fortunoi, fortunis. Questo devo giocare esterno destro e perde 4 punti, fa 75. Ma o metti questo o metti Mor, anche se sta giù. Sì, io calcio greco proprio zero. Eppure in Grecia ci sono stato pure 2 volte, ma vabbè, una volta ad Atene a vedere la finale con Liverpool. Poi ci sono andato a lavorare 2 settimane. Non mi ha mai attirato il calcio greco. Le tifoserie sì, molto, però il calcio vabbè, comunque mettiamo sto, ma pure questo sta, pure Fortuno sta male, madonna, macello su queste fasce, che c'hai giù? C'hai questo? Adesso pure sta giù. Madonna, davvero? Questo capirà a 65 perché è a sinistro. Niente, allora o metti Mor che è de ruolo o metti sto Fortunis che era la promessa di. Vabbè. Papadopoulos. Bah. Turosidis. Arrivo, 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 un attimo. Nice. Bruno Gaspar. Cavu. Slaudani. C'è questo, Randelovic. Randerovic, così c'è un centrale, un terzino che può giocare, due centrocampisti, l'esterno che può giocare a sinistra e a destra, e questo pure può giocare dappertutto questo qua. Ah, al posto del Ba. Ah. E giù lasci solo Toro di Toro Sinistro. Allora, andiamo a vedere le tattiche. Un attimo. Un attimo, Steven. Antonella gli ha fatto i video di Super Mario dei 10 minuti. Praticamente ogni 10 minuti finisce il video e piange. Ma Super Mario ancora? Ancora? Oggi Simone ha giocato con Lecce e ha vinto contro Real Valladolid. Ha giocato praticamente con compattezza 1, raggio d'azione 1 e c'era tutto 1. Ma non l'ha messo lui, ci stava proprio di default su Lecce. L'ha lasciato così, ha vinto 2-0. Con un gol in sospetto fuori gioco, vabbè. Poi difensivo.
Difesa decisa. Altre partite, Dick è uscito, ha perso. Brutta partita, Sampdoria mi ha combinato un cazzo proprio. E Davide è passato. Grande partita del Sassuolo. Ma proprio grande partita. Mi ha fatto fuori il Celta Vigo, vinceva 4 stelle, 2-0. Sì, Lupetti è botta secca. C'è sta particolarità che è bella. Sampdoria Genk, i belgi. Allora, andiamo ai tiratori e cominciamo, la capitano e la Abdellaoui. Punizione lunga Valbuena 91, corta Valbuena 86, spalla punizione, non si è mai capito che cazzo è. Tiratore Valbuena, tu Valbuena, solo rigori batte questo qua, 84, sì, praticamente tutto Valbuena. Così, così, e questo non lo so. Semedo, Rubens Semedo. Ma non sta al Barcellona, signor, scusate, è un altro questo. Ma quello è Nelson forse. Vabbè, no. Senti, aspetta. Fammi salvare sta cazzo di cosa qua. Vabbè, però una partita, sì, poca, però se porca paia fa zero tiri in porta, dici vabbè, forse è qualcun altro, dipende. Ste maglie, va bene, no? Bianco rosso contro azzurro, va bene. Partita si gioca allo stadio Cicero, non so dove sta. Allora oggi ho comprato a 5 euro PES 2017, praticamente ho visto se fa giocare e fa giocare, ma fa le stesse cose che fanno qua. Ho provato a giocare a vedermi una partita, veramente mi sono visto un pezzo, ho visto tutto, ho visto un bel pezzo comunque. E corrono il doppio, corrono proprio il doppio. Sì, PES 2017. L'ho trovata a 5 euro stamattina. Tu sai che c'è, muovo via. Abbastanza, è molto più veloce il gioco, cioè a parte giocano la palla quasi sempre avanti, ma è come se, per farti capire, meglio, dipende che cerchi, perché per farti capire praticamente. E qua il tasto della corsa R1 è come se non si spinge quasi. Là praticamente si spinge molto di più il tasto R1, è come se i giocatori corrono proprio. Quindi il ritmo è più veloce, poi comunque va tutto più veloce. Ah beh certo, il gameplay è la cosa principale, cazzo non è vero, i giocatori possono essere pure due stanghette, cioè, se il gameplay ci fa divertire. E mo, vabbè, mo finimo primo sto ciclo e vediamo se più che altro magari faccio qualche partita dimostrativa, faccio un torneo organizzato così a cazzo di cane, non ufficiale. Magari tre partite.
tre partite, le pubblico e poi decidiamo. Sto ciclo ormai finisce così. Volevo fare un triangolare, una cosa più amichevole. Milan fa schifo proprio, visto le... Ciclo intendo il campionato, Supremacy League, ormai il ciclo è quello, sono due cicli però è uno. È tosta lo Zenit, sì. Sorteggiaccio proprio c'è avuto. E se passi mi sa che in un'altra squadraccia. Non mi ricordo però. I centrali sembrano bravi, hanno più di 80. C'è qua il tasto R1, non si spinge quasi mai, no? Hai visto? Non c'è tutto a 280, ho letto male. Cazzo ho letto prima, forse ho letto quelli loro. Vabbè, ho letto quelli loro, i centrali loro, che mi ricordo 80, 80, 81, 80. E qua sto, è la rabbia, è alto, basso, non si capisce. Perché sì, c'è un volo alto che anda a colpi sui calci d'angolo. Mi pareva. T'ammazza, è bei centrali. Olimpia con 3 stelle e mezzo, vabbè. Arbitro fischia, fischiato, sì. Un po' vicina a sta punizione però. Prima di cantare vittoria, vediamo come va. C'hai un giocatore con voto alto, quindi Valbuena. Sì, c'ha il voto molto alto, non mi ricordo se era 91, però quando sono vicine, quando sono troppo vicine la barriera riesce a fare il suo lavoro. Quando è a media distanza, medio vicino, media. È una sentenza quasi. Quando è vicina la probabilità del gol si abbassa abbastanza. È sempre comunque facile che segna. Ma infatti là di avere fisico a sto gioco. Cioè, guarda il Manchester United, in attacco c'è Rashford, che è pure un giocatore discreto, però riesce a fare un cazzo. Qua, beh, ci stanno i fenomeni, tipo Barcellona che ha tre piccoli davanti, però chi sono? Messi, Griezmann e Suarez. Fino a mo' non hanno sbavato. Pure la Della Guia ha fatto un bel intervento di testa. È una partita equilibrata, che si regge sugli equilibri. È chiaro che chi c'ha il primo episodio favorevole probabile che porta in casa la posta.
Ivanovic, ma che è quello del Chelsea? È quello lui? Può essere. Deve centrare. È lui! Madonna! Nel 2020 giocava nel Zenit. Alla veneranda età di? Oggi si è radunata la squadra campione d'Italia. Bagno di folla, nonostante i 50.000 gradi. Entusiasmo. Ed è 84. Beh, allora c'era 36 anni, Milano, giusto, nel 2020. Manco Europa. Mo si sarà ritirato, penso. Vediamo sta fortuna. Sì, però gli si abbassa un po', mi sa. 74, vabbè, 74 è 1,82, invece questo della Rabbi è 1,83, insomma. Ora c'è 78. Sì, comunque lo può fare, diventa 74. Ecco, fin di Mario Bros. Gli ha fatte cose da 10 minuti, mannaggia. Tiro. Ancora. Un altro. Allora. Ah, proprio continua musica. Ho letto solo l'ultimo messaggio, stavo a far uscire. Ha fatto il movimento attaccante. Dai, passa sta palla, abbiamo capito che sei bravo a fare dribbling. Sei pure alto 2 cm, però su, passa sta palla, Valbuena, dai. Mo' ha fatto un bel recupero, ha dato veramente una grande mano al centrale di difesa che era stato saltato ormai. Bravo Valbuena, bel recupero. Ormai quello sarà girato per tirare. Ziuba, quanto è alto? Mi sembra un gigante questo Ziuba. Che fa, esci? Guarda che roba, non uscire. Ah, mamma mia, 95.
fase supplementare il cambio. A destra cosa c'è? Un paio di alternative, uno è un esterno sinistro che fa giù a destra e l'altro è un centrocampista forse proprio da destra, laterale. Si mette in mezzo. Allora, fortuna centrale, esce la Rabbi, entra, se entra Randelovic c'ha 65, se entra Soudani c'ha 68, Soudani sta pure a palla, quindi entrerà Soudani penso. Questo se poi lo sposti un po' più indietro quanto prende? Capirai, 72, meglio così allora. Cioè no, vabbè, 72, così è 68. Vabbè. Vediamo se sono soldati. C'è una Muria sulla fascia, guarda quell'altro, da calcio d'angolo muovi il gol, guarda che roba, guarda che roba, da calcio d'angolo, meno male, ha sbagliato questo, si è magnato Camarà, lì si è messo a far coglione. A terra, sì, avrei atterrato prima. Ma quello ha perso un pallone sanguinoso. Camarà. Chiaro, poi se fai salire pure i centrali. Guarda, Jeff Hill, sto cazzo di Mario Bros. Quartista, comunque Tsimikas ha finito la benzina. Ma recupera adesso, Camarà. Si rifà in parte dell'errore di prima. Partito? Come è partito? Vediamo questo.
Mischiato? Sono un attimo da là. Mischiato grosso. Allora, Valmagnano col Sobino. Vai. No, pure esterno, no, dai. Aspetta un dai, mo vengo su. Allora, tattica offensiva contro zero. Si mica se sta a finire la benzina, questo dopo 5-10 minuti sta rosso sicuro. Sì, c'è Bruno Gaspar. Sì, può giocare. Perdi soltanto le uno. No, c'è bisogno. Andiamo? C'è un cambio ancora. Perché non può giocare? Qualificato, che ha fatto? Marcos, come Marcos. Adesso lancio. Chi è il nostro palla rigore? Quel giorno, che cavolo, non lo so. E loro sì, si sono dimostrati un po' scoperti su lanci. Alto. Vai, dai. 3 contro 3. Sono Mani, sono Dani, cazzo. Ti chiami? È salito bene Gaspar, dai. Dai che c'è metri. Vai. Ah. Non era male il cross sul primo palo. E mo però sono loro. 4 contro 4, attenzione.
Mamma mia, là mi ha salvato. Fine primo tempo supplementare. Inizio secondo tempo supplementare. Si vede, ha salvato, ha salvato. Cross pericolosissimo. No! Mamma mia, che aveva fatto una cazzata al Semedo di merda lì. Altro che cazzo, Semedo, Semedo. Meno male che ci ha messo una pezza l'amico Gu lì. L'altro centrale. Aveva fatta piccola la cazzata. Allora, di testa lo mandava in porta. Mamma mia. Vai, 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 vai. Qual bueno. Sudan, Sudan. Grossa, grossa, guarda i tempi del Leeds. Prova a tirare, fa qualcosa. Sono tre in aria, fallo sto grosso. No. Meglio così, vabbè. Mannaggia, se passo. Oh, non lo faccio. Si sente, insomma, che sta un frastuono qua. Se si sente non vuol dire che sta proprio a strilla tanto. Che cazzo è sto Allan? Sta pure male. Ma lo conosci? Via. Boh, mi sembra una simonata. Una simonata, mi sembra. Una El Chapata. Vabbè, t'ho messo, eh. Capisco pure che i presentimenti hanno la loro importanza. Quanto manca? Vabbè, certo, la controprova risiede nel nulla, quindi non ci sarà, non esiste. Nessun gol. Partita, bah, non bella, ma anche brutta. Beh, ti stavano a segnare, sì, può essere che è destino, destino. Vabbè. Che poi questi ce l'hanno il vuoto per parare rigore. Vabbè, chi c'è qua? C'è due mezzi esperti, sono Fortonis e Valbuena. Sicuramente questi sbagliano. Sempre così. Loro pure ce l'hanno un paio. Stanno già ordinati, diciamo, metto il lab della Wii prima di Gaspare, c'è cioè 62. Poi stanno già ordinati. Dal sesto in poi. Prima di Camarà. Sesto. Ah, proprio il primo. Faccio 62. Vabbè che avevamo visto pure qua sti voli. La mischia le carte. Ultimo il buono.
come sono messi, dai. Gasparro. Ci sei. Lo fa battere il portiere, c'è lo stesso modo che Semedo. È già così, dai. Alla, in deno, fa battere il portiere. Vai, andiamo. Inizia l'Olympiakos. Prima a tirare El Abdellaoui. El Abdellaoui contro il portiere dello Zenit. El Abdellaoui contro l'Unav. El Abdellaoui contro l'Unav. Il gol di El Abdellaoui. Immobile il portiere, tiro angolato, Olympiakos, un tiro, un gol. Adesso Azmoun contro Alain. Parte Azmoun, Alain immobile. Stesso rigore di El Abdellaoui. Adesso il secondo rigore dell'Olympiakos. Sì, infatti è stato proprio un tiro lento, ma non fermo. No, Fortunois. L'Unav ci arriva. Adesso il secondo tiro dello Zenit con Driussi. Vediamo se Allan neutralizzerà questo rigore. No. Ma questo l'ha tirato benissimo, proprio imparabile questo. Mausaras, terzo rigore, il tiro traversa la palla col brivido. Lì la parata, arriva la parata di Alain. Perfetta parità 2-2 dopo tre rigori. Valbuena per l'Olympiakos. Parte Valbuena, gol, gol. Immobile al portiere Lunev. Adesso c'è Rigoni. Rigoni, vediamo contro Alain. Parte Rigoni, traversa, sbaglia l'italiano. E adesso la palla della qualificazione sui piedi del numero 2, Dusani, che cazzo si chiamava quello? Soudani. Soudani contro l'Unev. No, Soudani, che cazzo ha fatto? Ha fatto una bella parata questo portiere. E adesso se lo Zenit segna, ci sarà oltranza. Se sbaglia, ha vinto l'Olympiakos. Parte Kuziaev contro Alain, il tiro spiazzato. Se l'oltranza, sesto tiratore, chi era? Guglielmo contro l'Unav. Guglielmo, tiro centrale, gol. Ingannato il portiere. Olympiakos avanti. Andiamo adesso. Barrios contro Alain. Barrios, Alain la prende e qualifica l'Olympiakos. Vabbè, ha preso i due, dai, io. Qui la traversa. Passa l'Olympiakos. Bene. Come dicevi prima, non c'era mai la controprova, magari quell'altro mi parava tutti e cinque, però andava bene così, dai. Qua, ah, l'ha presa praticamente, non quello in barriera, l'ha presa quello che stava dietro la barriera di testa, la punizione. La barriera l'aveva pure passata. Vabbè, quando ci stanno i rigori e si vince è sempre divertente, dai. Quando vi inculo è meno divertente. Ma io ho perso la finale della Lega dei Leoni, cioè, porca troia, rigori. Falli vaccinare questi. Comunque c'avevi un'altra partita non facile, mi sa. Non vedevo.
Questa è stata la palla che ha fatto entrare il portiere poi, il tiro di testa. Vabbè. Online senza volo. Bologna-Luzerna. Allora, andiamo a vedere il tabellone. Perché tu prendi... Ma c'è il Barnsley, che cazzo dico? Se, allora, se passavano con gli altri erano cazzuti, perché c'erano 3 stelle e mezzo, gli arabi, all'Ittihad. Però passano Barnsley, praticamente sta ai quarti di finale. Il Barnsley che c'ha tipo una stella e mezza. Una stella e mezza, 2 stelle. Vabbè. Sì, però c'è una stella e mezza, mi pare. Stanno proprio scarsi in culo. Però aspetta, Derby e Sheffield. Derby c'era 3 e mezzo. Sheffield non lo so, però non penso meno di 3, questi 1 e mezzo. Sempre se mi sto ricorda bene. Io se passo più al Flamengo, che sono 4 stelle. Luzern c'ha 2 stelle. Luzern. No, mezza stella non si mette, dai. Non so manco se esistono. Allora Luca, domani, te lo devo dire, dai, usa un po' di immaginazione tu, non è difficile. È il riconoscimento che do al Bologna, dai. Anche se poi comunque pure con noi non è che ci hanno regalato un cazzo, hanno fatto 0-0 a Milano. Però vabbè. La partita simbolo della disfatta vostra è stata Inter Bologna, quindi questo riconoscimento glielo devo dare, e te dirò di più, ho visto la squadra, manco mi è piaciuta tanto. Infatti poi mi ha detto che lavoravi a Davide, ho detto piatela, piatela. Poi lui però ha detto no, no, vabbè, ormai hai scelto te, e si è preso il Sassuolo. Sì, il derby di Giroud, quello è stata una delle partite simbolo. Chiaramente là fino al 70esimo stavate, mi pare, 7 punti avanti con una partita da recupera, e alla fine del derby stavamo a meno 4, mi pare, o addirittura meno 3, non mi ricordo. Comunque sì, è là che è girato il campionato. Però è chiaro, è pure col Bologna, cioè, l'Inter vince del recupero col Bologna, rimane avanti e poi va a giocare. Il derby sì, però il Bologna è successo più verso la fine, capito? Esatto. Domani, venendo a noi domani, io me la gioco stasera, mi gioco il Bologna, vabbè. Praticamente sono passati tutti meno Jacopo, quindi domani io conto di far giocare la mattina Simone e Davide e Simone. E il pomeriggio dovresti giocare te. Tipo alle 3, 2 e mezza, 3 si può fare. Dammi un orario, così io cerco di organizzarmi. Sta a casa. Allora dai, ti mando un messaggio. Può essere pure che famo tutto di mattina, volendo. Bisogna vedere a che ora si comincia. Io ho un po' da fare stamattina. Beh, ti aggiorno io, dai, su, quando tocca a te ti aggiorno io, e poi se c'è da fare ci giochiamo dopo, se no giochiamo subito. Così andiamo avanti, famo gli ottavi, magari la sera riusciamo a fare i quarti, se passiamo, chiaramente chi passa. Vabbè dai, vado un po' da Steven, no? Che siamo rimasti con lui, Antonella ha preso su con Cristian. Vabbè.
Bella Luca, buona serata a te, ciao.